sicuramente respiriamo aria di Coppa del Mondo. Intanto iniziamo oggi con questi giovani esordienti allievi, importantissima gara. Poi domani sarà veramente il clou. Siamo ormai tutti in trepida attesa. Questo percorso mi piace, molto tecnico, molti rilanci. Sono... spero di fare una bella gara. È un bel percorso come molti rettilinei e un'orata di correre su appunto un percorso di Coppa del Mondo. Meraviglia poter correre sullo stesso percorso dove domani ci saranno i big di questo sport. Sì, davvero bello, molto veloce, tecnico e mi piace. Complimenti all'ideatore del percorso e spero di far bene. Michele Laviari, questa Coppa del Mondo di ciclocross si apre oggi con un antipasto ricchissimo, due splendide corse per giovani. Eh sì, gli esordienti comunque sono una bella realtà in Italia, quest'anno abbiamo visto una forcing abbastanza numerosa, quindi poi gli allievi, è una bella manifestazione per le due categorie. L'Ippodromo Romano delle Capannelle ospita la sesta prova di Coppa del Mondo. Andiamo con la gara della categoria esordienti che si tiene sul percorso di 3,2 km allestito dalla ASD Romano Scotti. È tutto pronto per il via della gara esordienti. Pasquale Parmigiani dello staff del commissario tecnico Scotti dagli ultimi consigli ai ragazzi prima del via. La partenza che sta avvenendo in questo momento, nel partenza molto veloce per Mario Zaccaria, Michael Minicacci e Danilo Denis Morzillo della Mogliano. I ragazzi si mettono nel tratto di percorso che segue la pista dove corrono i cavalli e subito al comando Mario Zaccaria della Cigli Montanini, tallonato da Michael Menicacci della Drake Team, in terza posizione Danilo Denis Morzillo. Questo il terzetto al comando. Da ricordare Zaccaria, che è stato tra i protagonisti assoluti del Giro d'Italia Ciclocross, un evento a livello internazionale anche per queste giovani speranze del Ciclocross. Tra le ragazze c'è grande attesa per Sara Sciuto della Drake Team, campionessa regionale del Lazio. Ci avviciniamo agli ostacoli, al comando troviamo sempre Mario Zaccaria con Menicacci che tenta di superarlo. È una sfida tra le lunghe leve di Zaccaria contro l'energia e la grinta del piccolo Menicacci. In terza posizione Danilo Denis Morzillo della società campana della Mogliano, mentre in quarta posizione troviamo Jacopo Cortese della Neri Sottoli. Ciclisti che si stanno avvicinando agli ostacoli sul percorso. Attenzione perché stanno arrivando anche le ragazze. C'è la caduta per la ciclista Sara Sciuto, per lei un colpo ricevuto al naso sul manubrio e la bicicletta, però riprende con grande grinta la ciclista della laziale Sara Sciuto, che così continua la sua gara. Continua la sfida tra Zaccaria e Menicacci, che in questo momento si è portato al comando il piccolo ed energico Menicacci. In terza posizione però non perde un solo metro Danilo Denis Morzillo della Mogliano, che oggi sembra essere davvero in grande forma. Ha perso contatto invece Jacopo Cortese Neri Sottoli, penalizzato da un incidente meccanico. Dunque stiamo vivendo una bella sfida, quella tra Zaccaria e Menicacci. Duellano a suon di continui sorpassi. Ora è Menicacci che continua la sua gara tutta energia e grinta. Zaccaria e Morzillo controllano le sue spalle, ma proprio in questo momento Zaccaria si riporta al comando della prova. Ci stiamo avvicinando al tratto veloce del percorso, tratto pedalabile e veloce di questo percorso che misura 3,2 km. Intanto
come dicevamo, continua il testa a testa tra Menicacci e Zaccaria. Qui la gara si rende molto veloce, qualche problema sicuramente avrà il piccolo Menicacci nel resistere al ritmo imposto da Morzillo e Zaccaria, che vediamo in queste fasi al comando. Attenzione, perché Morzillo, infatti abbiamo visto dalle immagini, ha superato in questo tratto veloce Zaccaria. Come avevamo detto, Menicacci soffre la differenza di statura fisica e di leve con i due compagni di squadra. È ancora tutta energia però per il bravo portacolori della Drake Team. Il primo passaggio sotto al traguardo, Morzillo sempre al comando, seguito da Mario Zaccaria in terza posizione con qualche secondo di ritardo Michael Menicacci. Dunque un Morzillo che si è portato al comando del duo insieme a Zaccaria, da ricordare che è stato assoluto mattatore del Giro d'Italia ciclocross nelle prove riservate a questa categoria. Una giornata di gare che si prepara poi al clou della Coppa UCI di ciclocross, che avrà domani il culmine delle prove con le donne Elite Open e gli Elite Uomini. Intanto il passaggio per la prima delle ragazze, Sara Sciuto, che sta dominando la corsa nonostante l'incidente iniziale sugli ostacoli che abbiamo già visto nel tentativo di superare un ostacolo. È scivolata Sara Sciuto e ha battuto la faccia sul manubrio, ma si è prontamente rialzata di nuovo verso gli ostacoli. Possiamo vedere da questa ripresa come stia crescendo il vantaggio di Morzillo e Zaccaria nei confronti di Menicacci, e ancora più distanziato Jacopo Cortese. Dunque la velocità, questo tratto veloce, sta facendo la differenza per quel che riguarda i due battistrade più immediati inseguitori. Da sottolineare che l'incasso derivante dalle gare clou della domenica dei biglietti di tribuna sarà interamente devoluto all'attività giovanile. Sarà quindi un motivo per tutti gli appassionati non mancare al grande evento del ciclocross a livello internazionale, una manifestazione che ha proposto anche eventi collaterali importanti. Dunque un evento a tutto tondo per questa organizzazione. Primo gruppo inseguitori guidato da Giovanni Cosentino della Gubbio Ciclismo Mocaiana, seguito da Massimiliano Appodia della Max Reading Team e Edoardo Crocesi della Capobianchi Cicli Moto, insieme a loro anche Dario Crepaldi della Pontino Simoneta. Questi gli altri inseguitori alle spalle dei protagonisti. Ma andiamo con le nostre immagini su Sara Sciuto, sempre saldamente al comando della prova femminile per quel che riguarda gli esordienti secondo anno. Sarebbe sicuramente un contributo importante il successo di Sara Sciuto per questa sesta edizione della Coppa del Mondo e per confermare ancora una volta la leadership di questa regione, il Lazio, anche nel ciclocross a livello giovanile. Andiamo ancora con le immagini nel tratto superati gli ostacoli. Riprende Sara Sciuto della Drake Team, testa della corsa Danilo Denis Morzillo della Moiano. Ha impresso una tremenda accelerazione incredibile alla corsa e sta abbandonando Mario Zaccaria, che sembra ormai costretto ad inseguire l'atleta campano, che è nato a Benevento nel 2000, ha iniziato la sua attività tra i giovanissimi G1. Svolge attività di ciclocross, mountain bike e strada. Nella stagione 2013 tra gli esordienti ha conquistato 8 successi. Quest'anno ha già centrato il titolo regionale nel ciclocross, campano naturalmente, e mountain bike. Ha chiuso il Giro d'Italia ciclocross
nella classifica, esordienti secondo anno al quinto posto, una tradizione di famiglia per Morzillo, in quanto anche suo padre Giovanni Morzillo è stato un buon crossista. Le immagini ci portano ancora sulla leader della classifica per quel che riguarda le donne, Sara Sciuto. Intanto inizia l'ultimo giro, il suono della campana per Danilo Denis Morzillo, che sta guidando in solitaria la corsa. Davvero una grande prova di forza per lui, che ha messo alle sue spalle Mario Zaccaria. 12 secondi in ritardo di Zaccaria. Ormai nella storia del Giro d'Italia Ciclocross siamo abituati a vedere Zaccaria come autentico dominatore. Menicacci insegue con un ritardo che ormai è arrivato a 48 secondi. Comunque i complimenti vanno fatti a questo bravo ciclista della Drake Team, che porta comunque punti importanti a questa realtà del ciclismo laziale. Ancora le immagini sul battistrada. Danilo Denis Morzillo, abbiamo già detto, nato a Benevento nel 2000, svolge sia attività di ciclocross che mountain bike che strada. Gruppo degli inseguitori guidato da Edoardo Crocesi della Capobianchi e alla sua ruota Felice Curiale della Loco Bikers, la società che ha organizzato l'ultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross e la Coppa Giovanile di Ciclocross. Sara Sciuto seguita da Dario Crepaldi della Pontino Sermoneta. Ormai andiamo a vivere le ultime fasi. Sara Sciuto è anche campionessa regionale del ciclocross, dunque un altro importante oro che si aggiunge ai successi di Sara. Ultime fasi di gara per Danilo Denis Morzillo, che è lanciato verso il successo, un successo conquistato in un contesto internazionale, sul percorso della sesta prova di Coppa del Mondo, che si svolge all'Ippodromo Romano delle Capannelle. Domani vedrà impegnati i big di questa attività a livello mondiale. Ancora le immagini sul battistrada. Danilo Denis Morzillo, portacolori della Mogliano, che va così a conquistare il successo nella categoria esordienti secondo anno, un successo conquistato in un proscenio di prestigio per Danilo Denis Morzillo. Alle sue spalle Mario Zaccaria della Cicli Montanini, Atletico Wisp Cicli Montanini. Al terzo posto Michael Menicacci della Drake Team New Sport, ci è segnalato alle spalle di Zaccaria. Eccolo, sta transitando sul traguardo in questo momento il bravo Michael Menicacci della Drake Team New Sport, in quarta posizione, mentre si va a complimentare con i suoi compagni di gara, e anche lui riceve i complimenti degli altri. Quarto posto per Jacopo Cortese della Neri Sottoli. Chiude Felice Curiale della Loco Biker. Mentre questo è l'arrivo della categoria esordienti femminili, successo di Sara Sciuto della Drake Team, che nonostante la caduta agli ostacoli è riuscita comunque a mantenere la leadership di questa gara e a conquistare il successo in un contesto così prestigioso. Danilo, una gara tutta, una splendida vittoria. Sì, è stato un percorso molto duro. Questa vittoria la dedico a mio padre, che mi ha allenato con tanto sacrificio. Ieri era il tuo compleanno, oggi ti sei fatto un bellissimo regalo. Sì, me lo aspettavo, volevo per forza arrivare sul podio. Che idea ti sei fatta di questo percorso?
Beh, un bel percorso, molto adatto a me e alcuni pezzi con il vento, però molto scorrevoli.